E torniamo qui per i nostri consueti approfondimenti alla Medicina Regione Lazio, nello studio 2 di Radio Roma Capitale per Live Social, dove quotidianamente incontriamo figure dal profilo medico-scientifico insieme alle quali facciamo queste nostre chiacchierate ai microfoni approfondendo un tema della loro materia professionale. Oggi infatti, parlando di psicologia, con noi quindi una psicologa, psicoterapeuta in formazione, la dottoressa Sara Tranquilli. Salve dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti. A lei e grazie per averci raggiunto in studio. Ecco, tra poco entreremo un attimino a delineare anche quello che è prossimo all'esame di specializzazione, che la vedrà poi maturare la figura di psicoterapeuta con approccio cognitivo-comportamentale. Bene, ecco, a tal proposito, poi no, l'abbiamo contattata invitandola qui in studio e appunto oggi lo studio la vede a questi microfoni nel trattare quello che questa pandemia ha un po' portato come sensazioni, emozioni, no? Suscitando un po' in tutti noi quella che è una ansia, una paura, una fobia, tutto questo non sapere cosa sia, cosa, come ci si doveva comportare. Ricordo sempre all'inizio, no? Quando ci fu il lockdown, lì c'era tanta paura, la si percepiva proprio negli sguardi delle persone. Ecco, a tal proposito, le chiedo che feedback abbiamo rilevato, no? Soprattutto voi che studiate il tema. Beh, la pandemia è stata sicuramente un evento devastante da un punto di vista psicologico e per la salute psicologica di tutte le fasce di età, colpendo maggiormente bambini e adolescenti in maniera più grave e più frequente, ma poi colpendo tutta la popolazione, dagli adulti disoccupati agli anziani con un aumento progressivo delle demenze, dei disturbi cognitivi, appunto. Bene, ecco, spieghiamo un attimino anche, le chiedo un attimino di dare un colore, magari proprio un'entità a quello che spesso poi viene forse usato anche inappropriatamente, no? Il termine ansia, il termine depressione. Certo, allora diciamo che l'ansia è un disturbo psicologico che permette mette l'individuo sempre in uno stato di allerta, di agitazione, di preoccupazione e quindi lo costringe ad attuare una serie di comportamenti, di evitamenti finalizzati all'obiettivo di evitare l'ansia. Questa pandemia ha fatto sì che aumentasse il disturbo d'ansia a livello della popolazione generale, ma diciamo che non è stato l'unico problema attuale che si è slatentizzato in questo contesto storico. L'ansia è stato solo uno dei fattori che ha creato maggiormente disagio, ma c'è stato un aumento di disturbi depressivi, un aumento di disturbi del sonno, un aumento di disturbi del comportamento, soprattutto nella sfera adolescenziale, dove c'è stato un aumento allucinante. Circa il 30% in più dei ragazzi hanno sofferto di comportamenti autolesivi, disturbi della disregolazione dell'umore, comportamenti con ideazione suicidaria e tentativi di suicidio, dei dati attualmente allarmanti sia per quanto riguarda la risposta del sistema sanitario nazionale sia per quanto riguarda poi la risposta privata, perché dall'altro lato molto spesso queste famiglie non possono permettersi un'attività privata, uno studio privato, perché dei costi sono onerosi e dispendiosi, e ci troviamo davanti anche all'altro aspetto che è quello della disoccupazione. Eh già. Ecco, tutto questo smarrimento percepito, no? Citato prima, percepito durante soprattutto il lockdown. E le chiedo, può aver in un qual modo generato un processo di conseguenziale, no? Quello che è stato appunto il tema del lockdown, a tal punto che poi ad oggi non troviamo un po' la retta via? Assolutamente sì, perché se in un primo momento, durante il primo lockdown, ci si poteva trovare davanti ad un'ansia per la salute, quindi a una preoccupazione di essere contagiati, di poter star male dal virus, successivamente i disturbi psicologici sono mutati e non c'è più la preoccupazione della salute, bensì un forte ritiro sociale che ha permesso una compromissione delle relazioni sociali e quindi un disagio dovuto all'isolamento emotivo, cognitivo, relazionale, che ha portato appunto delle difficoltà relazionali soprattutto nei giovani, ma anche negli adulti e negli anziani. Già. Ecco, anche in conclusione, no? Poi possiamo dare delle linee guida un attimino per percepire quelli che potrebbero essere dei sentori di
ansia di, insomma, di non star bene, come ce ne accorgiamo e soprattutto come mettiamo un rimedio? Allora, i sintomi possono essere diversi e soggettivi da persona a persona. In linea generale, sicuramente il non voler uscire di casa, il voler evitare le situazioni dove c'è tanta folla, dove ci sono tante persone, l'evitare contesti in cui non ci si sente sicuri, protetti, sono tutti segnali di allarme, dei campanelli di allarme che ci possono far pensare che qualcosa in noi non va e quindi dovremmo cercare di chiedere aiuto, di avere il coraggio di chiedere aiuto senza vergogna, senza imbarazzi, senza stigmatizzare quella che è la figura dello psicologo, ma farsi aiutare. Si può rivolgersi a diversi centri, ai consultori ad esempio delle ASL che sono gratuiti, anche al medico di base che può indirizzarsi verso nuove situazioni, verso nuovi professionisti o anche a degli studi privati, appunto contattando direttamente il professionista di riferimento. Benissimo, e allora nel ringraziarla io, dottoressa, di questo appuntamento che ha onorato veramente egregiamente a questi microfoni con le risposte forniteci, posso dare tutte le sue referenze per sì, tutti coloro che magari ci stanno seguendo, certo, interessati a intraprendere magari una consulenza di carattere psicologico, appunto. E allora, ragazzi, vi ricordo la dottoressa Sara Tranquilli ai nostri microfoni, con studio sito in Piazza Chiesa Nuova 2 a Montelibretti, contattabile previo appuntamento ovviamente al 334-9404-175. Continuiamo con omonimo nome e cognome, Sara Tranquilli su Instagram e Facebook, e sara.tranquilli0@gmail.com. Grazie dottoressa per l'intervento. Grazie a voi. Grazie anche a voi che ci avete seguito in questo nostro appuntamento qui alla Medicina Regione Lazio, e torniamo con il prossimo. Grazie ancora.